Allora, ricominciamo. Parto in italiano, poi passo alla lettura dei miracoli del nostro conferenziere in inglese, tratto da questo stesso programma. Però, prima di tutto voglio dirvi che per me è un piacere immenso potervi presentare il professor Marcello Cicutto, soprattutto in primo luogo per me perché è presidente della Società Dantesca Italiana, la sorella sia minore che maggiore della società della quale ho io l'onore di essere presidente. Minore perché, bisogna dirlo, noi siamo stati fondati prima, siamo più vecchi. Maggiori perché sono ricchissimi e perché hanno e fanno molto più di noi, insomma, e giustamente, insomma, è il grande centro degli studi danteschi in Italia. Con lui ho avuto il piacere e la grandissima soddisfazione di collaborare sull'iniziativa del International Dante Bibliography, Bibliografia Dantesca Italiana, avviata e mantenuta dalla Società Dantesca Italiana, ma ora condiviso con la Dante Society of America, e anche per via di prestazioni importantissime da parte di Elisa Brilli, che viene fuori e al centro di tutta una serie di incontri tra i nostri la nostra società. Questo primo incontro produttivo tra le due società promette molto bene per il futuro poi non so cosa ho scritto qua. Comunque è benissimo che abbiamo cominciato a pensare e a fare insieme. Allora, Marcello Cicutto is full professor of Italian literature at the University of Pisa. He's been a fellow at Harvard's Villa Intatti and has taught at various European and American universities. He directs the journals Letteratura e Arte, Letteratura e Arte, Umanistica, Italianistica e Studi Rinascimentali. Ma come fai? Quattro. As I just said, he is president of the Società Dantesca Italiana since 2015 and oversees the facsimile series La Biblioteca di Dante, Imago Editions. He is also a member of the Premio Letterario Internazionale Viareggio Rapace since 2001. Professor Cicutto has studied medieval literature with an emphasis on Dante, Boccaccio, and Petrarca, as well as the 400, 500, 900. E perché non gli altri sette? He specialized in the relationships between figurative art and literature, for which he is makes him the ideal speaker of this conference, as part of our conference, to which he has dedicated various volumes, Immagini del Testo, Figure di Petrarca, Giotto Simone Martini, Franco Bolognese, Icone della Parola e Segni Incrociati. Concerning the Novecento, he has authored Letteratura Italiana del Novecento e Arte Figurative and Figure d'Artista, La Nascita delle Immagini in Letteratura. Recent works also include a comprehensive edition commentary on Petrarch's Tito Livio, and the commentary accompanying the facsimile edition of the volume 264, containing the story di Alessandro Magno and the Milione di Marco Polo. So, with the greatest pleasure, I pass the parola to Professor Cicutto. Parole da parte di Albert.
Naturalmente il mio ringraziamento va esteso all'istante a tutti coloro che hanno organizzato questo splendido incontro, questo densissimo incontro, un'accoglienza per me davvero, oltre che generosa, calda e amichevole, una cosa che alla mia età ha un certo valore. Devo però subito chiedere perdono per il fatto che parlerò in italiano. Spero di farvi convinti però alla fine del mio discorso che è meglio ascoltare il mio italiano che non il mio inglese. E quindi procedo in questo modo, facendovi una piccola violenza iniziale, ma poi spero di farvi perdonare. E il mio discorso si divide in due parti. Una prima parte riguarda prevalentemente la biografia di Dante e ciò che accade a un certo momento della sua vita culturale nei primissimi anni del 300. È un passo d'avvio che prelude alla seconda parte del discorso, avvio un discorso sulla formazione di questo concetto che è il fulcro del mio dire di oggi, e cioè il concetto del visibile parlare. Come è nato, posso dire, nella mente di Dante, ma nell'opera di Dante, e come ha svolto una sua funzione proprio questo concetto culturale, questa pratica della poesia dantesca e dell'intero cosmo intellettuale. Dunque, per cominciare, devo dire che la città di Padova rappresenta un importante luogo d'avvio anch'esso per la storia della commedia, perché proprio nell'ambiente padovano del primo 300 si incontrano alcune personalità che si sono date un compito molto preciso e rilevantissimo, e cioè ridefinire l'identità dell'artista moderno, del poeta moderno, e contemporaneamente tentare anche una apertura della parola, della poesia, di qualsiasi operazione artistica verso nuovi terreni, verso nuove aree di significato. Mi spiego meglio. A Padova si incrociano diverse personalità che si sono date questo ruolo, ridefinire la cultura moderna. Chi sono queste persone? Queste personalità, questi artisti e intellettuali? Giotto, Francesco da Barberino, Pietro D'Avano, filosofo e astrologo. La loro presenza a Padova in questi anni ci è documentata Benvenuto da Imola prevalentemente, il quale parla anche esplicitamente di un incontro fra Giotto e Dante. Comunque, posso dire in via preliminare che Pietro D'Avano, il Barberino, Giotto tentano di definire una moderna visualità, un modo di pensare non soltanto in una chiave letteraria o poetica o linguistica il mondo, ma anche dal punto di vista della visualità, un'attitudine a pensare per immagini che collaborano a intensificare il valore della parola. A Padova non c'erano soltanto questi magneti, queste personalità attrattive che potevano elaborare nuove forme culturali. C'era un enorme afflusso di manoscritti, di opere,
e in particolare di manoscritti illustrati di un certo tipo. Devo riferirmi per forza di cosa ad alcuni settori specifici, vale a dire a una enorme fortuna a Padova tra fine 200 e inizi 300 la materia astrologica di cui Pietro D'Avano è uno dei massimi sostenitori e interpreti. Vorrei rilevare da subito che, ad esempio, la prima menzione di Giotto Artista nella storiografia del tempo è fatta proprio da Pietro D'Avano nella sua esposizione programmata. Molti dei manoscritti illustrati dell'opera di Michele Scopo, ben noto a Dante, e del suo libro Introductorius, vengono prodotti a Padova e confluiscono a Padova, sia da alcuni luoghi tradizionali di produzione di questi manoscritti illustrati, Bologna e Avignone, sia per altre vie, che non è il momento. Sempre in via preliminare vorrei ricordare che in questo contesto e questa volta nell'opera di Francesco da Barberino che si intitola Documenti d'amore, noi abbiamo anche l'inizio di una delle immagini più fortunate della commedia, di quel confronto fra Cimabue e Giotto che nei documenti d'amore di Francesco da Barberino prende la forma dell'antico paragone fra Apelle e Parrazio usato per poter definire proprio da un punto di vista di una come se fosse una disputa giuridica la proprietà dell'opera d'arte e quindi anche l'identità dell'artista contemporaneo. Dunque, messe qua alcuni primi elementi di partenza, dunque, negli anni, precisiamo, negli anni compresi tra il 1304 e il 1308, Francesco da Barberino compone un'operetta, un Offiziolo per i morti, che lui stesso, io sono convinto non sia lui l'illustratore di quest'opera, che è ampiamente illustrata con una serie di figurazioni, di personificazioni dei vizi e delle virtù. L'opera è più complessa, ma vi dico questo. In queste illustrazioni, ma anche nel testo dell'opera, noi ritroviamo una strettissima collaborazione tra le parole e le immagini. Le immagini sono commentate dall'autore secondo un modello che poi diventerà operante nei documenti d'amore, nella forma proprio di immagini dei vizi e delle virtù e quindi del passaggio dell'uomo, no? Una condizione di deprimento e di corruzione alla salvezza attraverso appunto l'esperienza dei vizi e delle virtù, noi troviamo appunto una serie di immagini commentate. Queste immagini sono le stesse che noi troviamo nei manoscritti di astrologia che appunto correvano in quel tempo in Padova. Solo Pietro D'Avano è, lo sappiamo per certo, il suggeritore del programma di affresco del Palazzo della Ragione di Padova, affrescato da Giotto, un'opera che oggi noi non possediamo più, ma di cui abbiamo delle copie, delle probabili copie successive. Di questo diremo più avanti che cosa rappresentava questo ciclo astrologico illustrato da Giotto e poi ripetuto in altre sue opere. C'è da fissare anche un'altra cronologia che riguarda la biografia di Dante. Vale a dire, sulla base di una testimonianza di Francesco da Barberino, qualcuno ha cominciato a pensare che appunto Dante abbia avviato il lavoro per l'Inferno, per la composizione dell'Inferno, guarda caso, negli anni 1306-1307.
è comunque l'avvio a quella che sarà la struttura della prima cantica. E questo lo possiamo dire con sufficiente certezza. L'illustrazione, il grande ciclo affrescato della Cappella degli Scrovegni, questa per fortuna effettivamente conservata nonostante i bombardamenti dell'ultimo conflitto mondiale, viene completato, questo ciclo viene completato da Giotto e inaugurato nel 1305. Quindi, diciamo, gli anni in cui convergono delle competenze specifiche sul rapporto fra le parole e le immagini sono questi. Guarda caso riguardano, come dire, anche una già, quella che possiamo chiamare una già sviluppata competenza, non certo di Giotto, ma di Dante in materia artistica. Perché possiamo dire questo? Se ricordate due episodi della Vita Nova, noi abbiamo l'episodio centrale, importantissimo, di Dante che disegna degli angeli e che riflette appunto su come raffigurare la figura femminile e come dare un senso morale superiore a quello che le immagini rappresentano sul muro. C'è poi un altro episodio minore che è trascurato dalla critica, che nessuno considera, di Dante che ha i primi mancamenti quando vede Beatrice e si appoggia ad una parete affrescata. Ma questo è... Arrivo a dire, ma anche questo è in via del tutto preliminare, che agli inizi del 300 sembrano arrivare a frutto, sembrano prendere consistenza, una certa attività artistica da parte di Dante, una riflessione su temi artistici e su come si possa figurare il mondo o dare un'immagine al mondo. Ma non mi voglio sbilanciare troppo in questa direzione, anche perché all'altezza del 1305, se effettivamente è avvenuto questo incontro fra l'artista Giotto e il letterato Dante, c'è ben poco dell'ideazione effettiva dell'inferno nella prima cantica. È pur vero però che dopo quell'anno prende un impulso forte la costruzione della struttura della commedia. L'inferno verrà compiuto soltanto nel 1313-15, ma noi sappiamo che nel 13-14 Francesco da Barberino conosce già il Purgatorio almeno fino al sesto canto. Non sappiamo che cosa sia successo negli anni 90 del 200 per Dante, dopo questi episodi che vi ho appena citato della Vita Nuova. Certo è molto probabile che l'impegno delle rime pietrose sia da collocare in quegli anni, e sia da collocare in quegli anni anche il pensiero di Dante attorno ai temi della pietrificazione dell'universo immobile del peccato o della rinuncia alla conoscenza. Anche di questo diremo più avanti. Ma allora, a Padova si sviluppa anche un concetto che Dante poi ha utilizzato alla sua maniera, citando anche altre cose, e vale a dire l'idea dell'arte greca come arte morta, l'arte di Cimabue, l'arte delle cariatidi, vedremo nell'ambito del visibile parlare, l'arte passata pre-giottesca è quella che non dà vita alle forme, è quella legata soltanto all'ornamentazione, è quella giocata prevalentemente sull'oscurità, vedremo quanto l'ombra ha una funzione importante nella riflessione estetica di Dante. È un'arte giocata solo sul verosimile, quella di Cimabue,
secondo chi forma questo concetto e lo diffonde, a tal punto che poi, molto più tardi, a fine secolo, Cennino Cennini rifà riferimento, riportandolo proprio anche all'ambiente di partenza. Ci sono altri elementi che ci fanno capire come ci sia stato un intreccio di competenze e forse anche di consultazioni fra questi personaggi, perché una delle prime copie illustrate della commedia, l'Egerton 943 della British Library, riporta un sistema illustrativo fortemente debitore dei cicli giotteschi di Padova. Insomma, in questo ambiente si sta fondando un nuovo modo di immaginare le figure, le personificazioni dei vizi, delle virtù, di queste immagini che danno un senso al mondo e un senso anche figurato. Noi lo sappiamo anche per altre vie, perché i rapporti che Francesco da Barberino stabilisce, che sono documentati da varie fonti, ci dicono che, ad esempio, Francesco da Barberino e Baldo da Passignano, poeta minore certo, che stava componendo un trattato De Sper sulla speranza, discutevano in quegli anni esattamente sul problema delle virtù. Una copia dei documenti d'amore viene richiesta esplicitamente per poter essere consultata nelle sue figure, e noi sappiamo che Francesco da Barberino illustrò le sue copie dei documenti d'amore, viene richiesta da un personaggio, Geri d'Arezzo, che è un nome che dice poco a tutti quanti, ma che era un personaggio legato alla corte angioina di Napoli e che fu molto probabilmente il responsabile del passaggio di Giotto a Napoli. Anche questo ha un suo rilievo. Sulla base di queste consultazioni, di questi rapporti, noi vediamo che poi sia nell'Uffizio sia nei documenti d'amore Francesco da Barberino cerca di raffigurare se stesso proprio nella figura di uno scrittore, di un autore, di un letterato, che, devo dire proprio dantescamente, ai piedi della rocca d'amore accoglie il verbo dell'amore e si trova stretto tra la figurazione di due virtù che lo proteggono. Guarda caso, l'eloquenza e la cortesia. Il Barberino si ritiene, insomma, si riconosce impegnato in un progetto che ridiscute il vecchio canone dei vizi e delle virtù, associando a una scrittura che si apre a questi nuovi significati, a questa nuova riflessione sulle figure. Quindi si dà alla parola la possibilità di acquisire nuovi significati grazie all'associazione con le immagini. È una grossa novità di questi anni. Solo pochi esempi precedenti e di area francese hanno una analoga funzione. Qui comunque vengono elaborate delle nuove forme espressive che sono chiamate tecnicamente dagli storici dell'arte griff, cioè immagini concetto, immagini che contengono un concetto che poi viene esplicitato in forma letteraria. Il progetto risale ad anni precedenti ed era passato attraverso
la grande diffusione dell'anti-Claudianus e dell'antu nature di Alain Delille, dove appunto era proprio materia di un potenziamento delle immagini, di una maggiore visibilità, o meglio evidenza, per la scrittura poetica che grazie alle immagini diventa vivente, diventa vivente. Da una scrittura morta si passa a una scrittura viva attraverso l'uso delle immagini che pesano sulla retorica. Ma vi spiego, spero di spiegarmi. Grazie alle nuove immagini che cominciano a circolare qui e di cui il Barberino è il principale responsabile e molto probabilmente li consegna anche alla discussione di Giotto, di Dante, di altri, la poesia diventa, la poesia che accompagna queste immagini diventa in teoria lo strumento più perfezionato e più utile e complesso per arrivare a conoscere il percorso umano verso la salvezza, per conoscere il divino, per conoscere tutti quei valori che circondano l'uomo nella sua vita terrena. Per conoscere ciò che si cela dietro quelle apparenze, quel verosimile di cui si contentavano gli antichi, che ora non vale più perché la realtà è diventata più complessa, ha altre immagini su cui valersi. Il Barberino rappresenta addirittura se stesso come scriptor, come scriba, dentro lo spazio del testo, sulle pagine della sua opera, sulle pagine. Nell'atto di istoriare, dice lui, cioè di far vivere i figuranti del suo libro, queste personificazioni che circondano l'uomo nel suo percorso di cristiano verso la salvezza. Qui sta, diciamo, il potenziamento della parola poetica grazie al supplemento delle immagini, questa sì, una autentica invenzione, constatazione che possiamo avere attraverso l'opera del Barberino. È un momento in cui si comincia a dare importanza forte alla, quindi a un vecchio strumento retorico, quello della evidenza o enarche, no? Al potenziamento retorico della parola, attraverso tutta una serie di ritrovati retorici. Comunque, questa prospettiva, anche questo va detto con chiarezza, questa prospettiva era stata all'ordine del giorno in un dibattito fra poeti. Se voi ricordate la polemica fra Buonaggiunta da Lucca e Guido Guizzelli, l'uomo che saggio, non corre leggero, eccetera, la ricerca di un dire misurato, equilibrato, del dire, del fare, del rappresentare, che si schierava contro l'ipotesi avanzata da Guittone d'Arezzo, che voleva, che aveva voluto il suo trattato d'amore per la prima volta illustrato, il codice Scorialense che ci porta il trattato d'amore di Guittone, questa corona di sonetti sulla rappresentazione dell'amore, agli spazi previsti per le miniature. Questa è una novità assoluta nel panorama poetico del tempo, tant'è che noi non abbiamo, ad esempio, rime stilistiche illustrate nei manoscritti, perché lì c'è una censura ben precisa da parte di questi poeti che avevano già elaborato un potenziamento della parola, che non avevano bisogno delle immagini, ma anzi ne facevano volentieri. C
C'è qui nei dibattiti, poi sono molti fra questi quali, c'è, come dire, una proposta di nuova visualità che covava nel tempo, che covava da tempo nella cultura poetica, anche se avversata da alcuni di questi, Le figure, la visualità, l'arte, cominciavano a rendere disponibili per la parola, per il registro verbale, nuovi strumenti interpretanti. Con l'evidenza retorica, quella che serve a movimentare la parola, a rendere gli oggetti vivi davanti al lettore, assieme all'evidenza retorica c'è l'incremento figurativo, cioè l'apporto della figura. Tutto serve a dare vita alle parole, a movimentarle, e dice. Tutto serve ovviamente nella prospettiva più ampia di aiutare l'uomo nel suo itinerario di ritorno verso Dio, ritorno dell'anima dal peccato al rinnovamento, verso le sostanze eterne, verso la verità nascosta sotto quelle apparenze terrestri di cui si contentano i poveri artisti del passato. In questo senso, il percorso dell'anima dantesca, dall'inferno al paradiso, dall'esperienza del male necessario per arrivare alla salvezza, corrisponde perfettamente al percorso dell'anima che è raffigurato da Giotto nella Cappella degli Scorrini. Ci sono parecchie sintonie, lo vedremo con il discorso dantesco, anche perché altra cosa che va valutata con attenzione, dietro tutta questa articolazione, che è molto più ampia di quanto io non vi abbia detto, sta un progetto, non da poco, sta un progetto importante, questo sì che coinvolge direttamente e concretamente l'opera di Dante e il pensiero di Dante. Si sta avanzando nella cultura del tempo un nuovo concetto di eternità, l'eternità dell'uomo, la sottrazione alla condanna del tempo e un'immagine della eternità è una delle immagini centrali nei documenti d'amore di Francesco da Varenne. Cos'è questa eternità? È la conquista di una fama durevole per l'eternità, di una fama, di una gloria notevole e inesauribile, non effimera, che deve avvenire all'ombra di questi modelli ideali, di queste virtù che appunto garantiscono il percorso dell'uomo e che ritroviamo, che le immagini del trattato si incaricano di mostrare. Il problema dell'eternità è all'ordine del giorno nella cultura dantesca, se pensate al celebre episodio dell'incontro di Dante con Brunetto Latini nel quindicesimo atto dell'Inferno. Mi insegnavate come non si eterna. Che cosa insegnava Brunetto Latini a Dante? Quale eternità gli voleva insegnare? L'eternità del vivere umano, in cui consiste il peccato contro la natura, non contro la natura di Brunetto Latini, il peccato contro la divina del cosmo. Con il suo insegnamento socio-politico, Brunetto andava contro la natura divina del cosmo, perché dava all'uomo la possibilità di diventare eterno dove, quando? Nella sua vita mortale, senza pensare alla prospettiva futura. Quella è l'eternità che il laico Brunetto ha immaginato per Dante, che Dante poi ha abbandonato, ovviamente. È una discussione ampia, legata a questo concetto di una eternità che si conquista con un impegno dell'uomo, tutto è solo pragmatico nell'esistere. L'uomo diventa se stesso, diventa divino, perché conquista l'eternità attraverso la sua esistenza, il suo operare nel mondo. Naturalmente
Questo non è poi il progetto di Dante, ma è un progetto che Dante ha attraversato attraverso il magistero di Brunetto, tant'è che poi nell'episodio del quindicesimo infernale noi vediamo come questo tema sia legato proprio a quello della mutabilitas e al corso della fortuna e anche a tutta una serie di immagini astrologiche che sono le stesse che erano nel ciclo di Pietro Nava per il palazzo della regione di Padova. Il tema della gloria è anche qui, e in particolare nei documenti d'amore, la gloria al centro dei canti del visibile parlare. La gloria è legata nei documenti d'amore all'additamento, all'indicazione di un peccato in particolare, quello che toglie all'uomo la possibilità di essere eterno, la superbia. La superbia che amplia il discorso a orizzonti che non ci possiamo permettere di spiegare qui, ma comunque il tema della superbia nel trattato di Francesco da Barberino è lo stesso della fama o della gloria mondana, ben corrente all'ordine del giorno centralissimo nella Padova di inizi del Trecento, perché la Cappella degli Scrovegni, affrescata da Giotto, viene edificata e dipinta per volontà di Enrico Scrovegni per potersi purificare del peccato di vanagloria, cioè di superbia, per la sua tendenza ad vanam gloria, correre ai ripari edificando la cappella della re. Il tema della vanagloria resta talmente importante che Giotto lo riproduce a Napoli e a Milano con i cicli degli uomini famosi che fa prima per Roberto D'Angiò, poi per Azzo Visconti a Milano. Lì c'è una sequenza di uomini illustri del passato che convergono tutti. Noi abbiamo una documentazione attraverso una corona di senetti, una corona di sonetti di Giovanni da Firenze che descrivono queste figure, perché i cicli non esistono più, questi eroi che convergono verso una figurazione centrale che è la gloria mondana, così viene definita appunto dalle fonti. Quindi, insomma, questi personaggi stanno discutendo di questi argomenti. Noi non siamo sicuri che Dante e Giotto si siano incontrati, abbiamo solo la testimonianza, insomma, bisogna andare molto prudenti su questo, il benvenuto da Imola che dice appunto che si sono. Però che esista un filo rosso che lega questi e parecchi altri elementi della discussione del tempo al concetto della fama terrena e dell'eternità che si può conquistare attraverso di essa oppure no, diciamo questo è un filo rosso che conduce direttamente, non certo in minore alla seconda parte del mio discorso, conduce al tema della superbia e dei tre canti fondamentali del visibile parlare, i canti 10, 12 del purgatorio dantesco, laddove, guarda caso, c'è una fortissima concentrazione di artisti, diciamolo così in modo un pochettino roso, come in nessun altro luogo della commedia. È uno degli apici della mise en scène di artisti comunque legati alla biografia di Dante, Cimabue e Giotto, Oderisi e Franco Bolognese, per non dire poi anche dei due guidi, perché cioè, ammesso che siano Vincelli e Cavalcanti, posso già dire, ma insomma anche i letterati rientrano su questo. E dunque, io vedo nel trattato di Barberino
una sorta di anticipo di quello che Dante avrebbe poi operato nei canti del visibile parlare. Proprio perché il tema di fondo è quello della presunzio alios superandi, della superbia, ma della superbia degli artisti, degli operatori culturali terreni, di coloro che pensano di fare un'arte divina, anche se poi in realtà sono limitati all'uso di tecniche che già gli antichi conoscevano, antichi poeti e antichi artisti, quelli che servivano a movimentare un po' la superficie dell'opera, non certo i contenuti di un'opera d'arte o di poesia, con processi di amplificazione retorica, con loci agentes, come le apostrofi, le esclamazioni, le invettive che movimentano lo spazio testuale, una retorica che gli antichi chiamavano, guarda caso, di ex suscitatio, di rinvigorimento, di ritorno alla vita della parola, e che prevedevano un coinvolgimento emotivo del lettore, di tutti i sensi del lettore, stimolavano tutti i sensi del lettore. Capite bene, si tratta di quegli strumenti retorici che qualificano l'arte del passato, l'artista terreno che si limita a effetti di superficie. Tant'è che la risorsa della evidenzia, che è proprio questo potenziamento retorico della parola, condotto a vari livelli, e che consiste nel tentativo di dar vita, di immettere la vita in ciò che vita non ha, è uno degli elementi, delle risorse caratteristiche, caratterizzanti di quegli epigrammi efrastici dell'antologia greca e dell'antologia latina, dove si mette in scena la figura del wandering poet, o del passerby, del viaggiatore, che passa a fianco di opere d'arte, di stele, di epigrafi, di monumenti, e inizia un colloquio con l'opera d'arte, e l'opera d'arte risponde, acquista vita. È la stessa situazione che Dante figura, il Dante che passa a fianco dei bassorilievi che gli parlano, che si muovono, eccetera. Dunque ecco allora che nei canti del visibile parlare arriviamo dunque a una, a vedere se riusciamo a leggere qualche cosa in questa dimensione. C'è una enorme, vastissima riflessione di taglio poematico da parte di Dante, che è cominciata già dall'incontro con Stazio, già nel canto nono, e acquista un valore importantissimo da questo punto di vista, i tre gradini che Dante sale per poter arrivare alla porta del Purgatorio, e che è rappresenta un momento in cui si rappresenta il nuovo orientamento della poesia dantesca, che si allontana dall'imitazione, e cerca di acquistare significati più vasti, più complessi. In gioco ci sono alcuni elementi che Dante aveva già verificato, mettendo in scena dei personaggi come Capaneo, come Nembrot, come anche i progenitori. Sono tutti, nella cultura di Dante, questi personaggi che vi ho menzionato, come altri, dei creatori. Non voglio dire degli artisti, ma sono coloro che contrappongono un loro fare al fare divino. Per i progenitori
tacciati di superbia per coloro che hanno generato il genere umano, Dante, lo sapete, lancia la grande invettiva, or superbite e via col viso altero, figliuoli d'Eva, e non chinate il volto, sì che veggiate il vostro mal sentero. La posizione di Dante che osserva i bassorilievi sul pavimento, le lastre monumentali. Al centro di queste e di altre situazioni c'è l'artificio del creare umano, il limite della creazione umana. Capaneo riesce al massimo a pronunciare la bestemmia. Nembrot sappiamo che cosa è riuscito a creare. Nulla, ha cancellato addirittura se stesso. L'artificio umano che pretenderebbe superbamente di dare vita alle sue creazioni, ma che invece è costretto dal destino, dalla providenza, dal disegno divino a limitarsi a un atto di superbia, a pensare di potersi equiparare al dire e all'operare divino, che è poi quello che fa Dante nei Canti del Visibile Parlato. Tenta, ma sa benissimo di non poterci riuscire, di fare un'arte divina, di dare vita alle sue proprie parole, che hanno bisogno di una nuova vita, quella che poi vedremo deve essere dotata di grazia. Il limite dell'operare umano è proprio questo superbire, una superficialità espressiva, al massimo si fanno belle cose. Al massimo si creano situazioni, oggetti, opere buone per la concupiscenza oculomica, come più volte avvisa Virgilio qui e anche prima all'interno del Purgatorio, che non ama il gir sospeso di Dante. Gli dice sbrigati, non rimanere fermo a osservare queste superfici incise, scolpite. Ben altro è ciò che devi ricavare, che il tuo linguaggio deve ricavare dall'osservazione di questi bassorilievi. Un parallelo a questa situazione che Dante poi mette in opera nei Canti del Visibile Parlare si trova nell'Epistola Sesta, che è del marzo del 1311, l'Epistola Dantesca Sesta, ai superbi bambini, ai superbi fiorentini, novelli babilonesi, costruttori superbi e insolenti, e quindi privati come le cime del Gergoè, della rugiada celeste, di quella che dà vita, della fertilità per andare avanti, come nella maledizione di David che è evocata nel Purgatorio 12. E Firenze dunque, che viene equiparata, accostata, confrontata al superbissimo sangue di Troia. Dopo aver regolato i conti con Stazio, trattando l'ombre come cosa salda, Dante raccoglie a questo punto, in questi canti, al massimo grado di intensità la risorsa della evidenza, cioè si impegna, come notò molto acutamente Curtius, si impegna in un tour de force retorico straordinario, concentratissimo, fatto tutto di esibizionismi espressivi, di un'eccellenza di doti rappresentative. Pensate all'incontro di Traiano e della Vedova, pensate al discorso di Oderisi, è tutto uno sfoggio di doti artistiche e rappresentative. Forse equiparabili all'orgoglio tracotante delle furie
che appunto volevano trasformare in smalto chiunque si faceva sotto, e persino la medusa dentro per un immaginario di pietrificazione. In questi canti Dante ricorre a quella che è stata definita, a mio avviso molto bene, una ipertrofia della retorica. Dante fa il bravo, si esibisce, sta tentando di gareggiare con Dio. Lui a livello della parola, a fronte di queste immagini vive che gli stanno lanciando un messaggio ben diverso da quello della sua poesia. Tenta dunque una sorta di spettacolo retorico, tutto fatto di questo stile multisensoriale, che ma già la scelta della enfasis, in questi casi va considerata come la scelta di una tecnica di competizione, di confronto, di un momento agonistico che l'immaginazione poetica fa nei confronti delle immagini, cerca di gareggiare con le immagini, di porsi allo stesso livello significante delle immagini. E questa è un'altra forma di superbia, una presunzio alios superandi. Dante spera di superare tutti gli altri poeti antichi che erano pur maestri di enarchia e di evidenzia, di potenziamento della parola, per rendendola più movimentata, più viva, apparentemente più viva, ma in realtà limitandosi soltanto così a variabilità retorica di superficie. È tutto un dinamismo rappresentativo in questi canti, un esibizionismo anche virtuosistico, possiamo dire, che fu malinteso dal Mursius Adil, la verità che considera questi canti come i peggiori del Purgatorio. È un dinamismo che vorrebbe contrapporsi appunto alla usuale immobilità dell'arte umana, alla pochezza dell'arte umana. Dante si considera capace di fare un passo in più e rappresenta, lo leggeremo in fondo, rappresenta quest'arte umana incapace e sterile nelle Cariatidi, in un piccolo affratto di uno di questi delle canti. Dante ci dà dei segnali sulla consapevolezza delle sue limitazioni e della volontà di arrivare a un nuovo modo di esprimersi, di espressione. Lo fa in un modo straordinario, a mio avviso, nel canto undicesimo, ai versi 46-51. Le loro parole che rendero a queste che dette avea colui cui io seguiva, non fu da cui venissero manifeste. Le parole che sente pronunciare nel canto undicesimo non si sa da dove vengono, non hanno un corpo da cui provengono, non sono circoscritte alla condizione umana, sono parole perfettamente autosufficienti, perché sono le parole dei beati che stanno recitando il Pater Nostro. E vedremo altra invenzione straordinaria di Dante e sorprendente, che fa iniziare il canto undicesimo nel pieno momento della descrizione di Bassorilievi con la recita del Pater Noster da parte di tutti i beati. Questa è una mossa che ha sconcertato la critica, perché ha un suo motivo d'essere. Si vede bene d'altronde che questi canti sono allestiti in modo da convergere su alcuni punti nevralgici, in particolare anche questo episodio che vi ho già citato di Traiano della Vedova, che è il punto di massima esibizione di una verbalità movimentata, di una verbalità o di evidenza della parola, anche se poi in realtà la preghiera collettiva riequilibrerà il tutto e dirà: no, le parole dotate di senso divino sono queste
arriveranno, perché hanno il dono della grazia. Gli uomini non arriveranno mai con le loro doti limitate e circoscritte a creare parole di questo genere. Non è un caso che poi, a ripetere su un livello molto più alto, il confronto che Dante fa fra arte divina e arte umana, e arte sua propria, questo confronto viene ripetuto all'interno del Paternoster, come sapete, creando un acrostico attraverso alcune iniziali, ripetute per tre volte ciascuna, che formano la parola VOM, uomo. È il confronto che si viene a determinare fra la parola umana e quella appunto divina, che invece Dante ascolta attraverso la recita del Paternoster. Altro punto culminante del dire dantesco e della dimostrazione dantesca, in questa prospettiva di Dante che gareggia con l'arte divina, ben consapevole di doversi limitare soltanto a un esibizionismo espressivo, noi lo ritroviamo nel discorso di Oderisi, un discorso che è insieme figurato e performativo. Scuro so che parlo, potrai chiusarlo con un'altra testa, quelli è cotal non questa sentenziosità forte, cotal non è carente a soddisfare chi è di là troppo oso, tutta una serie di colores, un linguaggio che è quello della contingenza terrena, soggetto a mutevolezza, bella gloria della lingua, se è questa. Non c'è alcuna gloria, c'è solo una presunzione di superare dei limiti. E questo limite verrà superato soltanto molto più avanti, attraverso il recupero della lingua di Adamo. Il Paradiso 26. Dunque, insomma, in questa zona della sua narrazione purgatoriale, Dante promuove questo tipo di scrittura che è effettivamente epigrammatico funeraria, fatta di abbondanza di dettagli, di animazione delle varie figure, di interazione col lettore, di relazioni plurisensoriali, di appelli al lettore osservatore, di tentativo di mettere sotto gli occhi del passante ciò che viene descritto attraverso le parole. È una mise en langage del visuale che convoca tutti i sensi dell'osservatore, ma pur sempre sensi umani. Gli ingredienti classici di questa operazione linguistica di Dante ci sono tutti: scenografia oratoria, un lessico enfaticamente visivo, volutamente visivo, i messaggi della pietra, la figura del poeta passante, i dialoghi forti, anche una certa superbia enunciativa in queste letture ad alta voce, in queste grida che si sentono. È tutto un parlare che si fa visibile, che cosa? Agli occhi dell'essere umano. Si esegue, insomma, una forma di superbia dell'arte umana, un superbire retorico, un eccesso di bravura, che rimane comunque un effet de surface rispetto all'arte divina, ovviamente l'unica che potrà dare vita all'inanimato e che non si perde certo in sterili gare per primeggiare. L'uomo poeta può diventare campione nel far coincidere verbalità e visualità, come Ovidio, come gli scrittori della Bibbia, come luoghi che sono evocati da altri testi, ma non si alzerà mai al parlare visibile divino che ha dentro di sé il trasumanare. Quel trasumanare che, notate, Dante definisce il fine di tutti i disini. Sta orientando i disini dell'uomo, circoscritti,
scarsi, limitati, verso quello che è il vero obiettivo, verso ciò che la parola deve conquistare, che ancora non ha conquistato. La parola deve essere orientata verso quel quid ineffabile che per ora sfugge e che consiste nel vedere maggio, in un vedere superiore che non può essere limitato a una bravura retorica, appunto, e che si avrà con la purezza assoluta del linguaggio adamico, il linguaggio cosa vivente in se stessa. Si era sol di me, quel che creasti novellamente, amor che il cielo governi, tu sai che col tuo nome mi levasti. Alla fine Dante ritrova se stesso, ritrovando questa condizione espressiva solo di Dante dopo un lungo cammino. Tutto è legato al mirare, al vedere, alla concupiscenza qui in questi campi. Addirittura c'è anche un tratto ironico da parte di Dante, in Purgatorio 12, qual dipendente fu maestro o di stile, che ritraesse l'ombre tratti chili, mirar farieno un ingegno sottile. Certo, questa bella rappresentazione farebbe mirare un ingegno sottile umano, morti di morti, e i vivi parea vivi, non vide mai di me chi vive in vero, quant'io calcai finché chinato giri. E se saltiamo a Purgatorio 25, c'è un pezzo a specchio, dove si dice che gli uomini parlano e ridono, fingendo di attingere alla verità. Quindi parliamo e quindi ridiamo noi, quindi facciamo le lacrime e sospiri, che per lo monte aver sentiti vuoi, secondo che ci affliggono i disiri e gli altri affetti, l'ombra si figura. E questa è la cagione di che tu miri, anche tu guardi con stupore e con ammirazione. Queste immagini non avranno mai la miglior sembianza delle creazioni divine, che non riguardano la novità, che non possono riguardare la competizione, che non sono in cerca di gloria, ma solo di un significato superiore. Nella recita del Pater Noster, e mi avvio a concludere, vedo che ho poco tempo a questo punto, nella recita del Pater Noster è evidente che viene introdotto il motivo della grazia, l'unica cosa che può dare alla parola è un movimento superiore, un aspetto superiore, il veder maggio, che noi ad essa non potem da noi, se la non vi è, con tutto nostro ingegno, per quanto ingegno noi abbiamo, per quanto possiamo essere i migliori artisti del nostro tempo, noi ad essa non potendo noi, non ci arriviamo con le nostre forze. Se ella non vi è, può essere soltanto un dono. Dante poi questo concetto lo esprime anche altre volte, l'esigenza di allontanarsi dalla concupiscenza oculorum, nell'immagine, lo sapete, dell'angelica farfalla, dove mette in scena, anche qui non a caso, i superbi cristiani, e poi nel paragone delle cariatidi. Le cariatidi rappresentano, a chiusura del canto decimo, una finzione decorativa, non vera, anche se fingono la verità. Sono le immagini dell'arte umana, le cariatidi. Fingono di dire la verità, di rappresentarla,
ma in realtà sono genuine lacrime finte. In realtà sono soltanto figure del tutto prive di vita. È un genere con quello che è stato chiamato un pathos al rovescio, perché quell'iscrizione, altra iscrizione, altra epigrafe, sepolcrale, quell'iscrizione che si metteva effettivamente, che e alcuni esempi sono stati conservati oggi da noi, sotto il telamonio, sotto le cariatidi, non posso, o più non posso, significa letteralmente non ce la faccio a reggere il peso dell'architrave, a reggere il peso dell'edificio, che d'accordo, fin qui il significato letterale è questo, ma significano anche metaletterariamente, significano anche non posso andare oltre questo. L'artista che mi ha creato non può andare oltre la finzione di vivere. Vi dicevo della interposta a queste riflessioni di Dante, c'è la recita del Pater Nostro, esempio sommo di arte divina del dire, che non ha più alcuna compromissione con l'artificio umano, con l'inganno dell'artificio umano, perché c'è l'ubiquità non circoscritta a una semplice immagine. C'è la lode che non va al nome ma al valore. C'è la pace del regno che si ottiene con l'aiuto della grazia, che noi ad essa non potremmo dare. C'è il volere che viene orientato verso il valore di Dio e non verso il gareggiare. E dice, sono le anime e anche quelle dei superbi a recitare e a commentare il testo verso per verso, una preghiera che coinvolge la collettività, l'umanità, la collettività del credere. In una figura, potremmo dire, di enargheia recitativa, di evidenza collettiva, con immagini verbali che però non sono quelle degli uomini, ma sono quelle di Dio, sono quelle divine, dotate di divinità e dunque animate dalla loro propria forza, non sterile esercizio formale. Allora, fermiamoci un attimo sul significato di questo superbire.